Questa live di oggi non finirà finché noi non completiamo il personaggio di Tainted Lost. Rimaniamo con Tainted Lost, ma effettivamente proviamo la Gridier con lui, che è bella difficile, tra l'altro. Un Golden Penny! Ottimo! Un gran bell'inizio. Questo non è niente male. Oh mio Dio! Che inizio! E qua, sperando che le cacche ci donino... Un altro Golden Penny! What the fuck? Un altro Golden Penny! What the fuck? No, tipo l'inizio della Gridier più sculato che abbia mai visto in vita mia. Come può essere una roba del genere? C'ho 50 monete con Steam Sale, prima ancora di fare le ondate. Oh mio Dio, la blank card! Ok, alla ricerca di una holy card. Se trovo una holy card, ragazzi, è free win, mi sa. Tra l'altro, oh, 9 di danno. Devo semplicemente concentrarmi, sta tranquillo. No. No, 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 no. Ho già perso lo scudo. Porca miseria, ma quanti... Shit. Madonna, ho il cuore a mille, vi giuro. Sì! Oh, che culo! No, non ci credo. La grid mod più fortunata che abbia mai visto? Oh mio Dio, il nostro danno. Madonna, ragazzi, concentrati. Danno e range, va bene. Danno e distruggo le rocce. Il Crooked Penny. La mia gambling addiction, ragazzi, qua si farà sentire, sappiatelo. Andiamo, va là. Andiamo subito a prenderci il Crooked Penny. E ora la gambling addiction inizia. Addio, cara cacchina. E addio, ciabbone. Andiamo al patto. 3 slot solo. Cosa vuoi che sia? Very nice. E qua dentro? Lo lasciamo qua. Nice! Duplicato tutto col Crooked Penny, fantastico. Sfruttiamo queste altre batterie. Nice! Let's go. E sapete cosa facciamo? Facciamo così. Oh mio Dio, 4 regali! Dove usiamo i regali? Nella Secret Room? No, scordatevelo. Mi dai era? Perthro, oh mio Dio, fermi un attimo. Ricarichiamocela. Chaos. Lo volevo, Chaos. Sì, sì, Chaos sì. Mind. Non mi serve, purtroppo. Cioè, mi dice dov'è la top secret room, ma in realtà non è granché. E Move the Void. Oh, wow. Questo bellissimo oggetto fa sì che ogni oggetto che trovo d'ora in poi sia almeno di qualità 2. Molto bene, molto bene. No, 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 no. Ok, calma. Perfection. Direi che Perfection è un gran bel trinket, ragazzi. Lusty Blood è fenomenale nella grid mod. Ottimo. Cosa mi dai qua? Troppissimo tempo per giochi e... Per giochi... Oh mio Dio. Ci prendiamo la salsiccia o 2020? 2020. Però anche la salsiccia. Ok, un po' di tears. E un po' di danno. E una runa che è una iera. Algis. Cacchio, che buona che la Algis, però con la clear rune. Oddio, il gello anche. Oh, anche il reverto. Ragazzi, ci sono troppi oggetti buoni. Farò così. Che sarebbe la glowing hourglass al reverto, giusto per... No! Mamma mia, che potenza, ragazzi. Mica potenza! Birthright! Oh, la battery! No, che scelta brutta! Che scelta terribile! Allora, Birthright to save molto meglio. Sì, 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 sì. Che dite, raga? Che dite? Isaac's Tomb! Nice! Mi piace. Mi piace anche Lucario. Andiamo giù. Ciao, Enea. È un ciao di... Fuck. Buono però il coso. Avete benissimo capito cosa intendo col coso. Yeah. Buono ma non buonissimo, dai, diciamo così. Dark Matter, un ottimo dannetto in più. Oh, fuck. Proptosis più Lamp of Call. Ora sì, ora sì. Alright, altro patto. E... La Halo. Ghost Pepper con... Perfection, che mi fa sparare tante di quelle fiammate che metà basta. Va bene. Athame è ottimo. Little Horn va benissimo anche lui con la fortuna. Esplodiamo. Technology. Andiamo.
Ultimo piano, ragazzi. Secondo me siamo messi bene. Andiamo. Ok, ora le interrompo invece apposta, perché voglio con queste 7 monete appunto prendermi la Pascal Candle. Così, guardate ragazzi ora il mio rateo di fuoco, quanto... No. Guardate il mio rateo di fuoco, quanto aumenta ogni volta che finisco l'ondata. 7.16, 7.56. Siamo arrivati a 7.56. Guardate quanti laser che sparo. Oh, le balls! Voglio lo spam delle balls. No, 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 non posso non avere più monete. Ok, ce l'ho, revertiamo. Ora dovrei avere abbastanza monete. Ah no, sono altri oggetti. Oh no. C'è almeno Crown of Light, va bene, va bene, va bene. Purtroppo non ho preso Godhead, ma almeno Crown of Light ce l'ho. E va benissimo così. E ho 40 di danno. Andiamo, andiamo, andiamo. Ora andiamo veramente. Il sigillo di Baphomet. Secondo me è addirittura meglio di Perfection, raga. Pronti alla battaglia finale? Io decisamente sì. Oddio, è vero, abbiamo il Mega Kabibbo, tra l'altro. Opere, opere, Besughi. Ah, sit back and relax. Mamma mia, che soddisfazione. Ma che soddisfazione, porca miseria. Il besugo è stato besugato. La holy card e quindi niente paperella. L'infestazione numero 2 invece è un gran bel oggetto. Così mi piace iniziare, su via. Wow, tanta roba. Ehi, doppio Pretty Fly. Che robona. Fantastico, doppio Pretty Fly. Sapete che Restock è un oggetto che potrebbe servirmi molto in futuro, quindi faccio una sorta di investimento e lo prendo. Tropica Midè non è un grande oggetto, ma va bene così. Next. Una mela. Minchia, grazie. Un bacione alla nonna. Terza Pretty Fly? Vabbè, a posto. Mi prenderò il coupon in modo da entrare comunque in un patto col diavolo e averne uno gratis, senza quindi perdere la possibilità di trovare i patti con l'angelo. Let's go. You are so ugly, mostro. I can barely watch you. Buono questo danno. Vediamo se qua il coupon ci può dare qualcosa di buono. Pact. Ok, ottimo. Tanto amici abbiamo 7.6 di danno, le lacrime che possono sparare il rasoi, grazie alla mela. Con Infestation 2 mi creo i ragnetti per ogni nemico che uccido. Ottimo, c'è una macchinetta. Doniamo 10 monete, così ci aumenta la possibilità di un patto con l'angelo. Andiamo. Reg Mega mi fa sempre paura, perché le sue palline viola sono imprevedibili a dir poco. Muori, 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 muori. Non è ancora morto? Deve morire. Ok, è morto. Perfection, fantastico. Patto con l'angelo, let's go. Un buon oggetto. Questo non è un buon oggetto, ma fa niente. Primo pezzo di chiave ce l'abbiamo. Dobbiamo ancora andare nel light room in questo piano, non dimentichiamocene. E te le impari. Abbiamo la mela che ci fa sparare i rasoi che fanno per 4 volte il nostro danno. E abbiamo Tough Love che ci fa sparare i denti che fanno 3 volte il nostro danno. Ma ciò significa che spariamo lacrime che fanno 7 volte il nostro danno? Che palle, purtroppo no. Allora è molto inutile. Andiamo che abbiamo anche ora una siringhetta. Oh mio Dio, che belli oggetti. Mamma mia. Ok, con calma però. Mi stupirei se in nessuna di queste 3 stone chest non ci fosse un oggetto. Questo sono io da stupito. 5 bombe, dai, YOLO. Abbonati! Sapete cosa fare? Oh wow, oh wow, oh wow. Sì, le palle di Keeper, proprio loro. Un po' di range, vabbè, questo non era il massimo. Non posso lamentarmi, andiamo avanti, non posso lamentarmi. Ora, piano, ragnetti. Mi stavate per uccidere, ragnetti. Una dice room? Cosa mi fornisce la dice room? Nice. No, 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 no. No, mi piace. Holy mind. Starter deck mi serve. Piuttosto che Mr. Me, in realtà, che è un po' inutile, la Bibbia, sì, non è male.
Mamma mia. Succede sempre così. Divento fortissimo, ma dopo sono one shot. Ma che cacchio. No, cacchio, no, orca, oh, sono stupido, sono stupidissimo. Dovevo usare la 5 room e dovevo cercare di prendere lo starter deck. Vabbè, barabara barabara bam. Sapete cosa? Un po' come le altre volte, puntiamo a prendere, se troviamo il teschio con la full card, puntiamo a prendere l'oggetto della boss rush. Dai, 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 dai. Questa carta deve essere buona. Oh, full. Oh, ho 7 secondi, ce la faccio? 6, 7. Sì! L'ansia. Ma sì, dai, Teddy, perché è qua. Ragazzi, il D1 potrebbe essermi la salvezza. Potrebbe essermi la salvezza, non so parlare. Ottimo. Abbiamo una botolina qua, vediamo cosa ci offre. Book of the Dead? Ah, peccato che non posso raggiungerlo. È il Juicy Shake. Boia, qualcuno dice consumabili? Ne abbiamo. E la Dice Shard potrebbe aiutarci. Prendiamo ancora qualche carta. No, quanto costa? 15 monete. No, 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 no. No, 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 no. Dai! La Dice Shard è un D20. Il D20 può trasformarmi cose in monete. Mettiamo tutte le cose che abbiamo qua. Spero in 2 monete. Yeah! Holy card. Come to me. Come to papa. Ah, che palle! Vabbè, una ce l'abbiamo. Ok. Utero 1, The Lost. Il White Pony è molto forte, il White Pony. Ho già la chiave intera, quindi ottimo in realtà che mi sia comparso fatto col diavolo. Maw of the Void, non vedo perché no. Il White Pony, ragazzi, è molto forte. Ottimo l'Algis. E la Chariot la userò per uscire dalla Curse Room. Mio caro Teddy, è stato bello. Un O7 in chat per il buon Teddy che verrà sacrificato. Che oggetti di cacca. Era meglio Teddy. Muori. Andiamo giù. Amici, siamo sempre più vicini al vero finale. Carichi. Anche per me questa settimana è veramente... Ma no, solo mamma. Madonna, avete visto quanto vicino sono andato a quella roccia con le spine? Perché quello è, diciamo, una cosa che ormai... Intanto solo one shot, va bene. Il piercing ce l'ho già però. Eye of Belial sarebbe un po' inutile forse. Però dopo renderebbe il lacrime homing. Sì dai, va bene, Eye of Belial ci sta, ci sta, ci sta. Sono one shot ma dovrei riuscire almeno a far fuori The Lamb. Punto di domanda. No, 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 no. Poggers. Devo trovare The Lamb. Per questo finale di partita, ragazzi, sono molto in ansia. Per chi fosse arrivato solo ora e magari gli servisse un piccolo... Farei fuori The Lamb con la Chaos Card e mi porto la Algis da Mega Satana. No, ragazzi, secondo me The Lamb è più pericoloso. Allora, caro The Lamb, addio. Yeah! Ci manca solo Mega Sass, ragazzi. Andiamo a prenderci la nostra Algis. No, no, no. Forse contro Mega Satana ce la faccio. Potenzialmente l'ultima battaglia della diretta. E ora, amici... Riccardo, sì. Mannaggia il Wall Maria, perché non riesco più a giocare. Oddio, Duolingo. Che dite, Duolingo mi dà una mano oppure... Oppure mi cursa la partita? Il manera. Ui! Ok, questa si gioca, amici. Abbonati! Fate il vostro sporco dovere. Ora. Mi sa che... Calma, con calma, con calma, con calma. Capiamo, amici, capiamo. Oh là. Ora non devo morire. No, ora è abbastanza importante che io non muoia. Concentrazione. Mi darebbe Polydactyly. Vabbè, è meglio Polydactyly rispetto a questo. Beh, questo lo prendo. Ottimo, The Die. Mamma mia, ragazzi, ora devo stare... Il più concentrato possibile. Il più concentrato che sia mai stato. Ce la possiamo fare. Yes! Yes! Sì! Sì! Madonna, ma che culo! Abbiamo 33 di danno. Con calma, Michele, con calma. Shh, respiro. Devo essere chirurgico. Allora. 3 cariche.
Il frail, eh sì, sei molto fragile, amico mio. Qua, continuum non sarebbe male. Ma in realtà un po' di tears non le butto via. Next. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Che faccio, ragazzi? Mi prendo technology? Secondo me, sì. Very pog. Allora, mi prendo la false PhD. Posso dire hashtag churros? Hashtag churros. E però con il coso mi prendo la mom's purse. Cosa mi trovo? Very nice. Nice! Dammi un oggetto. A posto. Adesso vedi cosa fa la stella di Betlemme. Andiamo subito al boss? Ma sì. Con l'aiuto della stella di Betlemme. Devo stare attento e un attimo tranquillo prima di prendere gli oggetti. Perché sennò con lo spin down dice cioè non lo sfrutto. Mannaggia. Ci manca ancora negozio e item room in questo piano. Quindi non voglio skipparli perché... Dipende da quante monete mi restano dopo. Ottimo. Qua c'è il negozio. Fuck you. Ce la facciamo a rerollarlo 3 volte? Per C-Section? Lo vedete anche voi, vero C-Section? No, mai più. Però Little Abaddon è comunque meglio di Little Portal. Ah, c'è Montezuma Revenge, scherzavo qua. Non è male, eh? Proseguiamo che qua la notte è giovane, ma noi non troppo. Potrei come sempre provare ad andare a fare la boss rush però. Vedere cosa mi dice qualche oggetto della boss rush. Dai, facciamolo. Attenzione, è la prima volta che tipo non one shot mamma. Interessante. Direi di andare verso l'alto. Andiamo prima un attimo nel patto. Come se con 10 di fortuna Holy Light non fosse uno degli oggetti migliori da ottenere. Oh fuck, Rubber Cement. Ci prendiamo Rubber Cement, ragazzi. Ah, non so se Rubber Cement o il Bird's Eye. Bird's Eye, dite voi? Bird's Eye. Wow, thank you. Allora, potrei avere la blank card rerollando 3 volte, però dopo non avrei più la potenza dello spin down dice. Grid head, sì, probabilmente sì. Ah no, aspetta. Shoot tears at nearby enemies that deal Isaac's damage. No, no, ragazzi, la Papa Fly spara lacrime che fanno il mio stesso danno. Spendiamo tutto nel negozio per sfruttare al massimo le balls. Ok, e ora mi dà qualcos'altro? Il deck of cards. Ok, potrebbe darmi un'altra holy card. Carta del sole, non male. Ora uso il Mr. Me per esplodere questo. E ora uso il Spin Down Dice per prendermi i 7 Seals, va bene. E la pala per trovare una botola. E nella botola ci trovo number one. In realtà il range a me non interessa. Però ci avrei My Reflection. Ok, scherzavo. Number one viene sostituita da My Reflection. Questa è l'unica batteria che ho per a sto punto rerollare il number one in My Reflection. Ci siamo. Barabarabarabam. Andiamo. Ma sì, un po' più di velocità non mi fa male. No, non ho visto in cosa rerollava. Oh, ma perché sono così stupido? Wheel of Fortune. Magic Mushroom. Botola. Con... Oh. Ci prendiamo il quad shot, ragazzi? Sì, la risposta è sì. Andiamo. No! Non volevo! L'ho preso per sbaglio! Vi giuro, l'ho preso per sbaglio! Dovevo prendere il Little Horn. Ero troppo veloce. Cioè, sono forte, non dico di no, ma... Ora se no, ragazzi, sparo lentissimo. Fidatevi, è molto peggio così rispetto a come era prima. Almeno questo Tears Up mi può salvare forse un po'. Ok, forse esagerato, come non detto. Siamo già al cuore? Vediamo quanto dura il cuore, ragazzi. I volai... Bella, sti blocchi, prendiamo, dai. Abbiamo la Polaroid, quindi andiamo verso l'alto. Amici! Ciao, Isaac. Siamo all'ultimo piano e senza tergiversare. No, non esiste. Assolutamente non prenderò Ipecac, non pensiamoci neanche. Non, guardate, ma proprio non ho neanche voglia di mettermi a discutere con voi. Questo Tears Up me lo prendo. Lui me lo prendo. 1 e 2. Tanto hai vinto, zio! No! Andiamo contro il Mega Satanasso messicano. Siamo a Mega Satana con 76 di danno e 4 coltelli di mamma. Pronti?
Ciao! Non è morto, non è morto, non è morto, non è morto, non è morto. Ciao! Ok, ora è morto. Come da tradizione non compare Delirium. Ma ce l'abbiamo fatta. Ho completato Tainted Lost dopo 5 ore di diretta per la ultima volta in vita mia. Non dovrò mai più in vita mia giocare con Tainted Lost.